Buonasera e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento qui al nostro tavolo della domenica. Questa sera ritorniamo con la postazione da remoto per affrontare un tema delicato, un tema importante, a mio avviso è una parte di me in quanto napoletano ci tiene molto perché questa sera si parla di napoletanità. E lo faremo in compagnia di Massimiliano Verde, il presidente dell'Accademia Napoletana. Presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a voi tutti e buonasera a tutti coloro i quali vorranno avere il piacere, spero, di seguirmi in queste due parolelle, ecco, giusto per entrare in tema. Esatto, Presidente, proprio perché lei ha iniziato così, è giusto anche per introdurla ai nostri telespettatori, chi è e di cosa si occupa Massimiliano Verde? Allora, cercherò di essere sintetico. Massiano Verde è dottore magistrale in scienze politiche presso l'Orientale, l'Università Orientale di Napoli. Attualmente si sta occupando di un progetto internazionale, anche in interlocuzione con la stessa UNESCO, per la promozione, tutela, insegnamento della lingua napoletana e della cultura, del patrimonio culturale napoletano a tutto tondo. Questo è un lavoro che si svolge in che modo? Si svolge sia con le scuole, con dei progetti di tipo e di respiro europeo, ma anche in collaborazione con associazioni, gruppi accademici, università, un po' sia europee che extraeuropee, anche negli Stati Uniti e Latino America. Io mi occupo anche di scrivere su riviste linguistiche, anche giuridiche, poi cercherò di spiegare il perché, in sostanza per difendere e tutelare questo che è un nostro patrimonio, ovvero sia la lingua napoletana, che purtroppo, come noi ben sappiamo, si sta deteriorando. Per un motivo molto semplice: il creatore nostro, sta lingua, non la conosce, non la sa scrivere, quindi io vi parlo in napoletano, non la sa né scrivere purtroppo né pronunciare bene. E chiudendo questa premessa, vi dirò anche che in questo senso sono autore del primo corso di lingua e cultura napoletana di livello europeo, per capirci, insomma, il famoso QCER, in sostanza, quando noi abbiamo bisogno di imparare una lingua, che sia l'inglese, il francese, lo spagnolo o anche l'italiano, l'Europa ci dice che bisogna seguire delle indicazioni. Io queste indicazioni le ho applicate qualche anno or sono al nostro meraviglioso idioma napoletano. E ne è uscito fuori appunto il primo corso di lingua e cultura napoletana riconosciuto a livello europeo, riconosciuto dal Comune di Napoli, ovvero sia da un'istituzione pubblica italiana, ed è insomma in qualche maniera anche un fatto storico. Punto per adesso. Sicuramente è giusto anche per stravolgere un attimo la nostra scaletta, visto che lei l'ha introdotto questo corso di lingua e cultura napoletana, ci può dire di più com'è nato e come si svolge? Allora, questo corso è stato svolto qualche annetto fa ed è stata la base, la premessa nel 2017 per poter sviluppare un vero e proprio metodo didattico di insegnamento del napoletano che io ho approntato ancora prima del 2017. Quindi attraverso questo metodo che segue le competenze, chi insegna a scuola sa benissimo che cosa sono le famose competenze? Le competenze che sono richieste dal quadro comune europeo per le lingue, per il riconoscimento delle lingue. Quindi, in sostanza, per non la portare lunga, giusto per rimanere in tema della nostra lingua, è un metodo che segue le competenze richieste dall'Europa per insegnare le lingue. Io l'ho applicato a napoletano, non è che mi sono svegliato la mattina, ma la sera, ovviamente, ma sulla scorta di esimi predecessori, quali per esempio il professore Compianto, amico e professore, già membro dell'Accademia Napoletana, il professor Carlo Iandolo, e mi piace sempre ricordare anche il dottor Raffaele Bracare, che è un altro monumento della nostra lingua napoletana. Quindi, in sostanza, seguendo i loro precetti ortografico-grammaticali, la loro bontà loro, insomma, la loro, diciamo così, lascia passare per questo
per questo lavoro, l'ho sviluppato attraverso diciamo, una struttura pubblica a pianura che qualche annetto fa, e abbiamo sviluppato attraverso poi un esame finale, quindi non si è trattato soltanto di il solito attestato di partecipazione, no, io ho fatto fare un vero e proprio esame attraverso un dettato e in mia piena scienza e coscienza ho rilasciato poi il primo, diciamo, il primo certificato di competenza linguistica di livello A1 di lingua napoletana, il quale, o il cui, se per meglio dire, visto che saci parla pure italiana, il cui è stato poi riconosciuto anche in sede europea ed extraeuropea. E così anche il metodo che lo sottintende. Quindi si è trattato di un vero e proprio strumento che poi io ho anche sviluppato ulteriormente, strumento didattico, che ho sviluppato ulteriormente anche con due moduli, Napoli Lingua e Cultura presso l'Istituto Palasciano di Pianura, istituto comprensivo, il creatura praticamente, della quinta elementare, in cui non soltanto io ho insegnato le basi ortografico-grammaticali del napoletano, ma anche, soprattutto, e a tutto tondo, attraverso un approccio multidisciplinare, cioè partendo dagli osci, passando ai greci, insomma, tutto ciò che a livello culturale, artistico, anche delle tradizioni religiose e popolari, questa lingua, la lingua napoletana, ha saputo, anche nella gastronomia, ha saputo offrire non soltanto ai campani, ma anche attraverso l'emigrazione, a tutto il mondo. L'esempio molto stupido, che stupido non è, credo, ai bambini ho insegnato che, per esempio, le parole come più, insomma, più usuali, tipo pizza, e pizza è un termine che ovviamente, o maccheroni, sono due termini che celeberrimi della nostra lingua napoletana, pizza e maccarun, poi diventate l'italiano maccheroni, ma sono termini, parole di derivazioni greche. Cioè ho sempre messo in relazione la lingua napoletana con tutto il patrimonio culturale, direi ancestrale, osco e greco e magno greco, Napoli città, diciamo, civiltà e città della Magna Grecia, che è riconducibile a questa grande civiltà che poi non è soltanto Napoli, perché la Campania Terra Felix ovviamente è tutto quello straordinario patrimonio che appunto attraverso gli Osci, i Sanniti, i Greci e i Magnogreci poi dopo ha portato nel tempo alla costruzione di questa lingua celeberrima che poi trova la sua sublimazione nella canzone napoletana. Perché ovviamente la canzone napoletana è canzone in lingua napoletana. Quindi, chiudendo il cerchio, finendo sto paraustil, ho cercato di sensibilizzare i bambini e poi anche lì abbiamo fatto anche, abbiamo, i quali hanno di loro pugno, hanno anche prodotto degli attestati bilingue napoletano e italiano al Palasciano di Pianura. Abbiamo cercato di sensibilizzare i bambini alla grandezza e alla dignità che comporta conoscere questa lingua e il patrimonio che la sottende, che siamo noi stessi. Chiudendo, facendo un esempio, un bambino di quinta elementare mi dice, ma il napoletano, ma allora sti greci la ma fa una statua, cioè dobbiamo essere riconoscenti per sempre ai greci, per esempio, per averci dato lingua e cultura. E io gli disse a sto creatura, guarda, quelle statue siamo noi. Cioè che significa? Il prodotto di questa di questo patrimonio, di questa lingua, siamo noi stessi, per cui se la dignità che noi abbiamo, la dobbiamo rafforzare nel conoscere questa lingua, la sua importanza alla saper scrivere e parlare, perché se sappiamo riconoscere e saper ben scrivere questa lingua, il parla bene non deve essere più parla bene, cioè non parlare in napoletano, no, parla buono, cioè sai scrivere qual è la lingua tua. Perché così noi recuperiamo storia, importanza, cultura e cominciamo un po' più, diciamo così, mi passi il termine, anche se in italiano è sbagliato, a rispettare noi stessi, la nostra terra, le nostre tradizioni. Un napoletano è a lingua di mamma, è a lingua di zia, è a lingua di nonna. Si o per dim, è per dim tutte quelle che la mamma, la nonna e la zia ci hanno lasciato. Non so se rendo Veramente, l'idea.
Sono tanti i temi che ha toccato, Presidente, insomma si parla di secoli di cultura e storia e cito una data che lei conosce bene, ma magari tra virgolette un po' più oscura ai nostri telespettatori, il 21 febbraio, ormai 2 mesi fa, la giornata internazionale della lingua madre ed è stato proprio lei ad esporre il rischio che tutta questa bellezza che ha esposto, insomma, c'è il rischio concreto di perderla. Allora, io la ringrazio per aver menzionato e ricordato questa cosa. Il 21 febbraio io mi sono rivolto, e no, onestamente non è la prima volta, devo anche dire questa cosa. Mi sono rivolto alle autorità regionali, nello specifico, ovviamente, in primis al presidente Luca, poi al presidente, alla presidenza del Consiglio della Regione Campania, la quale, diciamo, a sua volta qualche tempo fa volle darmi anche la possibilità presso il comune di Pompei di omaggiare il mio grande maestro, il professor Calojandolo. Tra l'altro, tutto quello che io le dico sono tutte cose che poi vengono pubblicizzate a livello internazionale anche presso la stessa UNESCO. Io ho un profilo per la pagina dell'UNESCO per le lingue, diciamo, per l'anno internazionale delle lingue indigene autoctone, dove io ho rappresentato nel 2019 il napoletano. Ma tornando al 21 febbraio, io ho scritto quindi, e in particolar modo ho scritto una missiva molto, molto accurata, sia dal punto di vista giuridico, e poi dirò perché giuridico, sia dal punto di vista sociale, storico, affinché in particolare il presidente del novello comitato che dovrebbe occuparsi presso il Consiglio regionale, il dottor Maurizio De Giovanni, per la promozione del patrimonio linguistico napoletano, desse ancora una volta contezza della sua sensibilità, per questo, in relazione a questo problema. Qual è questo problema? Apro una parentesi: questa lettera è stata sottoscritta e comunque condivisa da artisti come Gino Rivieccio e il mio amico anche Oscar Di Maio, quindi in rappresentanza anche del mondo teatrale artistico napoletano, ma anche da docenti napoletani e da docenti di tutto il mondo, quindi anche di europei ed extraeuropei con i quali io collaboro. E ovviamente non posso non menzionare e ringraziare i circa 80, se non di più, club Napoli nel mondo che hanno voluto condividere questa missiva. E poi dirò perché, perché ovviamente il napoletano è anche la lingua in cui c'è la possibilità di riconoscersi come identità napoletana nel mondo. Quando parlo napoletano non parlo tanto di Napoli, ma un po' della regione Campania. Quindi cosa abbiamo voluto dire in primis al dottor De Giovanni? Gentilissimo dottor De Giovanni, lei che insomma ci dà lustro con la sua cultura, la sua arte, la sua intellettualità, eccetera, in Italia e nel mondo, voglia tener conto che purtroppo la mancata introduzione della insegnamento del napoletano, io su questo sono sempre a disposizione delle autorità regionali e comunali, eccetera, e provinciali, dell'ex provincia, diciamo così, è un grosso danno perché i nostri ragazzi, le nuove generazioni, non sono, diciamo così, non hanno più gli strumenti per poter parlare bene, ma parlare bene, non dico già in italiano, ma parlare, conoscere, per, diciamo così, in modo decente la propria lingua. E peggio ancora, non ha sano scritto. Abbiamo cose inenarrabili in rete, in questo senso. O peggio, purtroppo, anche diciamo, in forme che sono avvicinate alla criminalità. E questo non è proprio giusto, non è corretto, ed è un'offesa che viene fatta, credo io, a tutti i nostri bambini, ma anche ai nostri giovani. E ovviamente a tutta quella eredità che noi ci portiamo appunto da tempi antichissimi e che abbiamo poi dopo esportato nel mondo, come bellezza, come sapeva Campà, che ci vede dai greci, la filosofia del saper vivere, eccetera. Sapeva Campà è un'espressione napoletana, faccio un esempio. Quindi, e andando quindi a riassumere, al dottor De Giovanni abbiamo chiesto, per gentilezza, voglia darci una mano in questo lavoro internazionale che come Accademia Napoletana stiamo facendo, per preservare, promuovere e tutelare in realtà la dignità dei nostri stessi giovani, della nostra stessa terra, che viene molto spesso vilipesa. E ho fatto anche una, diciamo così, un'osservazione di questo tipo.
Molto spesso la rappresentazione dei parlanti napoletano, diciamo, a parte molto spesso cosa accade, viene annacquato questo napoletano in espressioni che poi diventano italianizzate, che non hanno senso né in italiano né in napoletano, per esempio. Ma va a ledere, secondo me, anche la rappresentazione, diciamo così, anche la dignità della donna. E voi mi direte che ci azzecca la violenza sulle donne? Ci azzecca. Perché quando mamma mi diceva a me, quando ero piccirilla, parla bene, ovvero sia non parlare in qualcosa che è negativo e degradato, quale sarebbe la tua lingua? E qua ecco l'aspetto giuridico. Non la voglio fare troppo pesante, ma purtroppo bisogna dirle queste cose. Certo. Allora, e qui abbiamo un grosso problema, perché dico, mamma, e io glielo dico ancora adesso, dico, mamma, Videca, tu mi facevi qualcosa di, diciamo, un'azione negativa nei miei confronti, ma non era colpa tua, perché diciamo così, il contesto anche istituzionale, culturale, nel nostro paese ti avevano insegnato che a tua volta, educandomi nella mia lingua madre, tu commettevi un errore. E questa è una violenza che si fa verso la mamma e verso la donna. Perché? Che cosa accade? È la donna, che è la mamma, che trasmette l'educazione in primis al figlio. E se la mamma impara un figlio che la lingua sua è una lingua che non sa d'imparare perché è qualcosa di negativo, quando questa lingua è una lingua di 3.000 anni di civiltà, cultura, saper vivere, eccetera, e qua siamo in aperta violazione di un principio anche che riguarda la dignità della donna stessa. Quindi è un discorso che abbiamo voluto rappresentare in tutti i suoi aspetti alle autorità regionali il 21 febbraio di quest'anno 2021, chiedendo appunto alle autorità medesime, e in primis ancora una volta l'esimio dottor De Giovanni, di darci una mano nel denunciare questa problematica, e ovviamente, e anche qui sono sempre a disposizione, volerci dare una mano affinché, per esempio, questo metodo approntato, riconosciuto internazionalmente per l'insegnamento del napoletano, possa essere, che io ho realizzato, possa essere messo a servizio almeno delle scuole di Napoli. Perché credetemi, io ne parlo per esempio con docenti anche in Messico, abbiamo fatto delle pubblicazioni, dei congressi anche in Brasile su queste tematiche. Purtroppo queste cose, diciamo, non si conoscono bene in Campania, e questa è l'occasione, io vi ringrazio per farlo sapere. La problematica dei parlanti napoletano, dei bambini di lingua materna napoletano, diciamo, è molto conosciuta all'estero. In Italia purtroppo non se ne ha piena contezza. Devo sottolineare questa cosa, visto che me ne date la possibilità. Voglio essere preciso. L'articolo 29 della Carta dei diritti del fanciullo, che è stata ratificata dallo Stato italiano, recita testualmente che gli stati firmatari, quindi quelli coloro i quali che hanno ratificato questa convenzione, sono tenuti affinché al bambino venga impartita un'educazione che sia rispettosa della propria identità linguistica. Ora, voi pensate che se la nostra lingua e chi parla la nostra lingua viene rappresentata mediaticamente come, nella migliore delle ipotesi, un analfabeta, un simpatico ignorante, della peggiore come un criminale, secondo voi questo bambino napoletano viene rispettato? Questa convenzione è rispettata? Quindi si trattano di argomenti che voi mi direte, in un contesto di pandemia e in un contesto di problematicità globalizzata di questo genere, potrebbero sembrare non di terzo ma di quinto ordine. Non lo sono, perché la dignità dei nostri figli, dei nostri nipoti e l'eredità lasciateci dalle nostre mamme, nonne e zie e dai padri greci e oggi in avanti esige rispetto, perché soltanto questo rispetto, che avverrà quando verrà introdotto il napoletano a scuola, secondo il mio modestissimo parere, soltanto questo rispetto ci consentirà di evitare delle degradazioni
e delle mortificazioni che molto spesso noi subiamo in giro per il mondo. Non vorrei fare degli esempi personali, ma che non è il caso, ma molto spesso anche personalità di alto, diciamo, profilo intellettuale, anche straniere, hanno immediatamente, qualche volta, avvicinato la lingua napoletana alla lingua della camorra. E questo credo che non sia giusto. Credo che ai telespettatori sia chiaro ciò che io voglio dire. Ringrazio ancora una volta i quasi 80 club Napoli nel mondo che, come me, aspettano una risposta positiva, diciamo, diciamo così, da parte del dottor De Giovanni Trips su questi argomenti. Prima di proseguire con il presidente Massimiliano Verde con questa disquisizione sulla lingua napoletana, ci prendiamo un attimo di pausa, piccolo break, torniamo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio qui nella nostra postazione da remoto del tavolo della domenica in compagnia del presidente dell'Accademia Napoletana Massimiliano Verde. Presidente, lei nell'ultimo intervento prima del break ha toccato tanti argomenti, gliene introduco uno io che secondo me servirà a dare ancora maggior chiarezza a coloro che ci stanno seguendo da casa, cioè del napoletano si parla di lingua e non di dialetto, come mai? Allora, noi parliamo di lingua e non di dialetto perché? Perché il napoletano è la lingua che storicamente, seppur nelle proprie variazioni, diciamo, regionali o provinciali, è sempre stato, era il volgare pugliese di Dante. Cioè Dante, per esempio, Dante Alighieri, che poi tanto tenero con noi per motivi politici, se vogliamo, e anche di interesse, contingente non è stato, diciamo, perché vabbè, poi non è questa la trasmissione, insomma, per parlarne, ma ne potremmo fare una bella dissertazione. Comunque quello che viene considerato, diciamo, il padre della lingua italiana, anche se dovremmo ricordarci i nostri amici siciliani su questa storia, aperta e chiusa parentesi, in realtà chiamava volgare pugliese tutta la lingua che era in realtà parlata dal sud, diciamo così, dal centro-sud continentale. Quindi il sud continentale era il volgare pugliese. E non a caso, da Dante all'UNESCO, quando l'UNESCO dice, il volgare pugliese era un napoletano, per capirci. Non a caso l'UNESCO stessa, quando dice che il napoletano è vulnerabile, non dice dialetto napoletano vulnerabile, ma dice lingua vulnerabile a rischio, perché a scuola non si impara. Cioè non viene data la possibilità di introdurla correttamente a scuola. Per me correttamente significa darle dignità e non, diciamo così, allontanarla da ogni tipo di folclorismo. Basta. Onestamente basta su questa storia. Credo che non voglio essere troppo duro, ma credo che ne abbiamo fin sopra i capelli di essere rappresentati in certe maniere. Quindi lingua e non a caso, quando noi andiamo a vedere l'Atlante, l'Atlas, cioè la pagina dell'UNESCO dove ci dice dove viene parlato questo napoletano, e guarda caso, più o meno, non soltanto è la parte geografica dell'Italia in cui quel volgare pugliese di Dante veniva parlato, ma è anche l'espressione più o meno dei confini, esclusa la Sicilia che ha questa nobilissima lingua parimenti che è il siciliano, i confini della
di quello che era, diciamo, il regno delle due Sicilie. Non a caso, queste non sono cose che vi dico io, ma se voi ad una pagina UNESCO, ubrito. Di questo sicuramente. E io non mi occupo, e io non mi occupo, non mi occupo, né sono monarchico e non mi occupo di politica. Io cerco di occuparmi con molta umiltà di storia e di lingua. Questo sicuramente è importante. Dopo questa giusta precisazione, Presidente, volevo chiederle, visto quello che è il discorso legato all'importanza della napoletanità, senza scomodare grandissimi artisti e storici, mi viene in mente il nome di Giambattista Vico su tutti, e le chiedo dunque, secondo lei in concreto, come si può fare a mantenere l'immensità di questo patrimonio? Allora, si ha bisogno l'introduzione a scuola in primis di questa lingua. Come ripeto, ancora una volta, io sono in questo senso totalmente a disposizione delle autorità regionali e della città metropolitana di Napoli, in primis. Secondo, bisogna avvicinare le aree sociali più a rischio, perché della città di Napoli e non solo, perché paradossalmente sono proprio i bambini napoletani e campani, ma se vogliamo rimanere soltanto alla città di Napoli, delle zone più periferiche o comunque quelle che socialmente sono più, tra virgolette, a rischio, ad avere l'opportunità di migliorarlo il loro Napoli, perché lo conservano. Quindi di migliorarlo, perfezionarlo e capire che quella lingua che loro pensano di poter, che diciamo così, che gli possa servire come arma di magari qualche volta anche di violenza, quella lingua invece è una lingua di riscatto, perché è una lingua della pace, dell'amore, come io dissi, ebbi a dire alla New York University, è la lingua delle quattro giornate di Napoli, perché la resistenza all'oppressione, per esempio, nazifascista, fu fatta dai Shkunitz, e Shkunitz non parlavano italiano, parlavano un napoletano. Quindi voglio dire, anche io credo questo, che occorre incidere nelle realtà sociali più disagiate, quindi avvicinarsi con le associazioni di volontariato, come si fa con gli immigrati, lo si può fare anche con, perché anzi dirò di più, l'immigrato che arriva a Napoli, la prima lingua che impara non è l'italiano, è il napoletano, e questa è una controprova di quello che io dico, cioè che bisogna rafforzare la nostra identità, perché soltanto sapendo chi siamo possiamo migliorare noi stessi, possiamo proteggere la nostra terra e possiamo accogliere chi ha culture diverse. Ma se noi non conosciamo e non abbiamo rispetto alla nostra cultura, non possiamo in alcun modo nemmeno dare una mano a chi appartiene a culture diverse. Spero che questo messaggio possa essere chiaro. Quindi la scuola, le realtà sociali, le associazioni di volontariato, tutti coloro i quali si avvicinano soprattutto ai minori a rischio. Faccio un altro esempio. Perché non portare, perché non sensibilizzare, per esempio, nel mondo per esempio, dei penitenziari minorili, per esempio, perché non portare dei progetti sulla lingua napoletana? Anche in questo senso sono disponibile. Faccio un esempio. Alla carcere di Nisida, dove già ci sono dei progetti sull'artigianato, perché quelli che hanno utilizzato quella lingua per la violenza e per sbagliare nella società possono attraverso quella lingua riscattarsi, cioè scoprendo che quella lingua non è la lingua della violenza, ma è la lingua della cultura, del sapere campà insieme agli altri, della civiltà, del rispetto, della tolleranza. E secondo anche il messaggio che ci hanno dato, lo dico sempre, sottolineerò fino alla fine, i nostri padri greci. E poi, chiudendo, tanto è vero che non è la lingua della violenza, perché è la lingua anche del rispetto e anche della comunanza, posso dire, di ciò che è bello, perché la nostra lingua è la lingua della luce, è la lingua è la lingua di una città, di una terra che con tutti i suoi problemi è ancora viva. È viva nel presente e ancora conserva la gioia di vivere. Non è una terra, e quindi non è una lingua che è espressione dell'oscurità, della violenza, no. Questa è una degradazione.
che appartiene a tutte le culture, ma la nostra è una lingua che ha dato... Faccio un altro esempio. Si parla tanto di rispetto delle diversità o degli orientamenti sessuali. Bene, ma quale lingua? Quale lingua è più attrezzata per il rispetto degli orientamenti sessuali di un napoletano? Perché si dica aiuto di femminile al mondo virgine. O se io dico o parte di femminile, io sto dicendo qualcosa che ha 3.000 anni, che si esprime in lingua napoletana, che ci viene dal Partenio, dalla Vergine, dai Greci. Quindi voglio dire, noi napoletani, campani, abbiamo tutte le carte in regola attraverso lo studio in maniera facile, in maniera semplice, che mulghella della nostra lingua, di recuperare ciò che siamo. E guardate che Bella Vista non aveva tutti i torti quando diceva forse Napoli può essere veramente l'ultima speranza per l'umanità di salvarsi, perché noi, grazie a questi nostri magnifici padri greci che ci hanno dato tutto, tutto, veramente tutto, possiamo salvarci e dare una mano anche agli altri. Vi ricordate il Panaro Solidale? Sono esempi pratici. Spero che il mio messaggio possa essere inteso, perché non si tratta di un discorso ortografico, grammaticale e basta, ma si tratta di un qualcosa di più profondo. E io credo che i nostri figli, sì, credo che i nostri figli e i ragazzi giovani come lei se lo meritano, di poter sapere, conoscere. Il mio sogno, sai, io vorrei darle del tu, perché potresti essere un fratello mio più piccolo, se non mio figlio. Ma il mio sogno è quello di veramente che i nostri figli possano essere orgogliosi della conoscenza della propria lingua e poi poter imparare anche l'inglese, il francese, lo spagnolo, lo swahili. Non è questo il punto. Esempio. E spaghetti la pomarola. Beh, qualcuno potrebbe dire, ma gli spaghetti sono nati in Cina. Il pomodoro viene dal Latino America. Che c'entra con Napoli? Sì, ma l'advento, che sta cosa che è famosa da tutto il mondo, a Napoli. Ecco. E in quale lingua si esprimono i spavetti da pomarola? Non vi devo dire più nulla, no? Come dire, tutto molto, molto legato ad un popolo che ha fatto la storia, come diceva giustamente Presidente, una storia che non si deve assolutamente perdere, e direi che con queste parole, con questo suo ultimo intervento, noi ci possiamo salutare. Lei è stato molto esaustivo e ha dato dei messaggi importanti, spero che anche i nostri telespettatori l'abbiano potuto apprezzare, di questo io la ringrazio. Grazie, sono io che ringrazio voi, sono a vostra disposizione quando vorrete. E un messaggio che voglio dare alle mamme. Ricorderò sempre, prima purtroppo, feci appena in tempo, prima di questa pandemia, ero all'oratorio, perché io mi occupo anche di... ero all'oratorio di San Gennariello, a Ottaviano. Ebbene, incontrai i ragazzi e le mamme per parlare del napoletano, e dissi: guardate, ma quando Sant'Alfonso Maria dei Liguori scrisse quando nascette un inno, parlava bene? Capite cosa voglio dire? O parlava male? Quando le parenti di San Gennaro aspettano e preano San Gennaro per si squagliusando, parla bene o parla male? Bene, una mamma che era lì disse: sì, parlava bene, parlano bene. Però a scuola non vogliono che i nostri figli parlino napoletano. Io dissi: venga qui, e lo ripeto, a scuola non vogliono che i nostri figli parlino napoletano. Quindi il problema non è di una lingua volgare, ma il problema è molto più a monte. Speriamo che il dottor De Giovanni ci dia una mano. Questo lo speriamo sicuramente tutti. Presidente, grazie per il suo tempo, le sue parole, e le auguro davvero un buon lavoro. Grazie, grazie di cuore, buon lavoro e complimenti a voi. Ringraziamo nuovamente il presidente Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana, per questa chiacchierata sull'importanza della salvaguardia del napoletano come lingua, come cultura. Insomma, sono davvero tantissimi anni di storia, di tradizioni, una tradizione
che non solo il presidente Verde sta cercando di preservare, ma è una tradizione che certamente, insomma, bisogna fare in modo di non perderla a tutti i costi. Questa puntata del Tavolo della Domenica termina qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre domenica, sempre alle 21.30 qui dagli studi di Teleprima, canale 91. Grazie nuovamente, arrivederci e buona serata.